È un piacere salutare Vincenzo Santopadre, buone feste innanzitutto. Grazie te, Mario, auguri a te, a tutti, a Maurizio, al mondo di Ace. Grazie Vincenzo. Allora, tu ottieni dei giusti risultati. Mourinho, ho avuto il piacere di salutarti, bella vittoria della tua squadra, della Niene. Eh sì, poi tu l'hai vissuto anche, diciamo, quasi in prima persona perché eri lì con noi. Sicuramente è stata una bella vittoria, un bello spirito di squadra, un bel gruppo, e questa insomma è stata la cosa più importante per quanto ci riguarda. Oggi siamo qui al Fioranello, hai visto quando sei entrato, applausi, insomma c'è un grande rispetto per la tua figura a livello nazionale, ma tu qui a Roma sei un esempio, Vincenzo, perché hai cominciato da piccolo, hai giocato a livelli internazionali, adesso come coach ti stai togliendo delle belle soddisfazioni. Carriera. Eh sì, ci diamo da fare, cerco di stare sempre, come si dice in gergo, sul pezzo, e ovviamente mi fa strapiacere ricevere così tanti consensi, perché vuol dire che quello che faccio viene comunque apprezzato, e ovviamente quello che mi fa più piacere è sapere di poter essere in primis apprezzato come persona, come ragazzo, come uomo. Ragazzo, insomma, sono un po' ormai andato. Sei qui insieme ai tuoi amici della Niene, a Lomi, a Cipolla, c'è Matteo Fago, a salutare un personaggio vittoresco, io lo definisco, perché insomma è simpatico e quando gioca diverte, si diverte e fa divertire. Tu lo conosci benissimo, Giulio Di Meo, che oggi inaugura qui al Fioranello un'avventura, un progetto, la copertura dei campi, insomma, facciamo le cose in grande, mi sembra. Sì, assolutamente, quando mi ha chiamato mi ha detto che avrebbe fatto questa cosa, non ho esitato un attimo. Giulio è un bravissimo ragazzo e in campo ogni tanto ha qualche momento di incandescente, un po' incandescente, però no, è bravissimo, gli vogliamo tutti molto bene. Noi l'abbiamo avuto alla Niene come compagno di squadra per tantissimi anni come giocatore, come tennista, adesso lo abbiamo come giocatore di padel, per cui è un filo che non si è mai interrotto. E insomma c'è tanto affetto tra lui, me e tutta la squadra della Niene. Oggi lui sta sui campi nel pomeriggio a parlare, deve, non solo a giocare ma deve parlare. Io voglio dire, tu adesso c'hai esperienza, diamogli un consiglio se vuoi. Consiglio, deve fare esperienza come la facciamo tutti ogni giorno, ma non ho, insomma, e penso sia già abbastanza valido, non ha bisogno dei miei consigli, però certo è che un conto è stare in campo e saper fare magari un determinato lavoro, un conto è farne un altro che è un po' diverso, che è quello del dover comunicare. Bene, allora Vincenzo, ti aspettano in campo, di nuovo tantissimi auguri a te, a Vincenzo Santopadre e al Circolo Canottieri Niene, campione d'Italia. Ciao Vincenzo. Grazie, ciao Mario, ciao a tutti.